10 luglio. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora. Genesi 28:18. La mattina dopo. Cos'è successo a Giacobbe durante la notte? Fu scosso da un sogno. Vide una scala che partiva dalla terra e raggiungeva il cielo, sulla quale salivano e scendevano degli angeli. Si rese conto di trovarsi alla presenza del Signore. La mattina dopo, svegliandosi, prese la pietra che usò come cuscino e la trasformò in un altare al Signore. Giacobbe scoprì 3 cose. Innanzi tutto che non si può fuggire dalla presenza di Dio, poiché egli non è circoscritto a qualche luogo sacro, ma è dovunque. In secondo luogo, la presenza di Dio può trasformare un posto umile della terra in una casa spirituale per manifestare lì la sua gloria. Giacobbe chiamò quel sito Betel, la casa di Dio, la porta del cielo. Infine, egli comprese che i piani di Dio sono più grandi dei nostri. La vita di chiunque può essere cambiata. Anche se l'abbiamo ridotta in misero stato, Dio la vuole rinnovare. Fino a quella notte la vita di Giacobbe lasciava molto a desiderare. Ma si svegliò con la consapevolezza che Dio voleva fare qualcosa di nuovo per lui. All'inizio di questo nuovo giorno, sappi che Gesù è al tuo fianco. Egli trasformerà il tuo cuore in una dimora per la sua presenza e il tuo avvenire in una realtà tutta nuova. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.